Un festival scientifico cittadino pensato e realizzato allo scopo di favorire divulgazione scientifica e conoscenza e Baricode alla sua edizione zero è presentato a Palazzo di Città. Si tratta di una iniziativa culturale congiunta e che include l'Università Aldo Moro, il Comune di Bari, il Politecnico, il CNR, l'Accademia delle Belle Arti ed altri enti. Appuntamento dal 23 al 27 ottobre attraverso una serie di attività ed eventi diversificati e diffusi che vanno da laboratori nelle scuole primarie e secondarie a incontri di divulgazione, mostre e concerti. L'importanza di questo festival è saper raccontare, poter raccontare la ricerca che a volte appare distante, complessa, ai cittadini, all'uomo della strada, sino ad arrivare allo scienziato. Questo festival in realtà è un momento di festa, è un momento di incontro per tutta la città metropolitana di Bari, con un sacco di eventi sparsi per la città che partiranno il 23 con l'inaugurazione al Piccinni, quindi tutti i cittadini sono invitati. Questo è l'anno del centenario, festeggiamo i 100 anni del CNR e tutti insieme abbiamo deciso, anche raccogliendo l'eredità della Notte Europea dei Ricercatori, di dedicare a Bari un festival scientifico. Gli abbiamo dato il nome Baricode, è assonante con barcode e barcode vuol dire identità. Identità di cosa? Identità scientifica per la città, però non di una scienza avulsa dalla città, una scienza che mette radici nella città, e quindi la prima edizione sono gli alberi, è sugli alberi, e noi stiamo mettendo radici, iniziare da tutta una serie di iniziative nelle scuole primarie, nelle scuole superiori, per i cittadini.